Allora, se così è, dobbiamo vedere se noi siamo un po' più numerosi magari oggi, ma degli illusi, oppure se davvero qualcosa sta cambiando. Io parto da lontano e dico che l'America di Obama non è l'America di Bush. E dico che non è Obama che sta cambiando l'America, ma che è l'America che ha prodotto Obama al posto di Bush. E allora, se questo è vero, se è vero che sta cambiando qualcosa perfino in quell'America che è stata fino a pochissimi anni fa l'America di Guantanamo, l'America guerra fondaia e così via, ed è diventata l'America di Obama, significa che qualcosa nel mondo sta cambiando, e sta cambiando sul serio. Io ho letto un bel fondo, che è stato anche illuminante, di Barbara Spinelli qualche settimana fa sulla stampa, e lei diceva giustamente, si riferiva proprio all'America di Obama, lei faceva una serie di considerazioni sulle cause di tutto ciò e riteneva che sia stata anche la colossale crisi finanziaria ad avere un'incidenza su tutto questo, ma rimane il fatto che il fenomeno Obama, chiamiamolo così, nasce dal fatto che nel paese come gli Stati Uniti, che è stata la patria di quella che si chiamava un tempo la deregulation, cioè il rifiuto delle regole, è diventato un paese nel quale c'è voglia di regole e c'è voglia di legalità. Obama è il frutto di quel voglia di legalità e voglia di regole che io credo stia contagiando tutto il mondo. Sarò un illuso, ma sono convinto che questo sta accadendo e che quindi, perfino in Italia, che ahimè è diventata negli ultimi anni la patria della impunità e delle immunità, potrà diventare forse la patria della legalità. Io credo che ci sono dei segni positivi, per carità, ripeto, non voglio fare l'illuso, so bene che c'è anche un'altra Italia, un'Italia appunto che si fa le leggi a propria immagine e misura, con alti esponenti delle istituzioni che attaccano i magistrati un giorno sì, un giorno pure, che definiscono, come ha fatto il Presidente del Consiglio Berlusconi, i pubblici ministeri dei delinquenti, e mi pare bene ricordare, visto che oggi ricordiamo Paolo Borsellino, che Paolo Borsellino, come Giovanni Falcone, fu un pubblico ministero, e dare dei delinquenti al pubblici ministeri in quanto tali significa anche offendere la memoria e il nome di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. E per la verità mi pare non meno grave che dalle stesse persone siano venute attribuzioni di un mafioso conclamato e condannato per omicidio come Vittorio Mangano, indicato invece come eroe. E mi sembra ancora più grave quando, per paradosso, noi riflettiamo sul fatto chi fosse Vittorio Mangano, un dipendente di quel Presidente del Consiglio che Paolo Borsellino, in una delle sue ultime interviste rilasciate prima di morire, proprio un mese circa prima di essere ucciso, indicò come la testa di ponte mandata da Cosa Nostra, dalla Sicilia, verso il Nord Italia per agganciare il mondo imprenditoriale del Nord Italia. Certo, quindi, non siamo, diciamo, in un'Italia di rose e fiori. Abbiamo queste speranze e queste preoccupazioni che ci circondano. Abbiamo le difficoltà prossime venture di un progetto di disegno di legge sulle intercettazioni che rischia di rendere sempre meno efficiente
le potenzialità investigative anche nei processi di mafia. Sarebbe lungo spiegarvi perché, nonostante il luogo comune che si veicola secondo il quale i processi di mafia e le indagini di mafia non verrebbero danneggiate dal disegno di legge sulle intercettazioni, così non sarà. Beh, il punto è che noi abbiamo però questa Agna Nuova e questi fatti nuovi. Non posso naturalmente dire nulla sui fatti nuovi che sono oggetto di indagini, di investigazioni, peraltro quelle che riguardano specificamente la strage di Via D'Amelio sono di competenza dell'autorità giudiziaria di Caltanissetta ed è giusto quindi lasciare lavorare tranquilli i colleghi di Caltanissetta, benché non mi nascondo dietro un dito, anche la procura di Patria non fa la sua parte. Certo è che questo possiamo discutere, ci sono non più dei barlumi, ma dei sempre più ampi spiragli di luce che stanno illuminando quelle zone buie attorno alle stragi. Spiragli di luce che possono, credo, in un momento importante, per certi versi straordinario, non so se questa porta verrà chiusa e lo spiraglio di luce svanirà piombando di nuovo nella oscurità della impunità, ma credo che dipende da tutti noi, lo dico con un'immagine figurata forte, diciamo così, dare un calcio a quella porta, spalancarla e fare in modo tale che da quello spiraglio di luce, quelle stanze segrete della impunità, del silenzio, della giustizia, della verità negata, vengano illuminati. Allora, e davvero chiudo perché ho parlato credo tantissimo, lo dico da testimone, per certi versi, essendo stato, avendo avuto la fortuna e il privilegio di essere stato accanto a Paolo Borsellino negli ultimi, soprattutto negli ultimi mesi della sua attività, da allievo come tanti magistrati che sono cresciuti alla scuola straordinaria di Paolo Borsellino, e direi da cittadino, che noi quella verità la vogliamo, è un diritto di tutti, e siccome quella verità è conquista collettiva, ognuno deve fare la sua parte. E noi in questo momento abbiamo bisogno di testimoni, perché io sono convinto che c'è ancora dentro le istituzioni dei testimoni che sanno molto su quella strage, sanno molto su quel che accadde attorno alla trattativa del 92-93, e questo è il momento perché vengano fuori.